lascio mai per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. Grazie e benvenuti in mio nuovo video. Ho cambiato location, come vedete alle mie spalle, e sono ritenuto abbastanza da tempo molto caldo, e quindi infatti non si respira oggi sinceramente, e sono al mare una settimana di studio da solo, ho cambiato aria e anche comunque sempre attento agli aggiornamenti rossoneri. Infatti oggi, e non solo, perché adesso vi racconterò altre cose in merito alla settimana passata, dopo il nostro primo incontro con gli aggiornamenti di Miss Veneto estivi e di quello che è successo, come sapete, con le tantissime con le tantissime rassegne internazionali, parlo di competizioni delle nazionali che ci vedono impegnati in più fronti, e vi dirò anche la mia su quello che ci sarà oggi e quindi appunto la semifinale di Mondiale Under 20 dell'Italia contro l'Ucraina, che si gioca il pass per la finale dopo aver battuto il Mali venerdì scorso. Prima di iniziare vi faccio vedere qualche regalino che ho ricevuto ancora al compleanno e che andrà ad abbellire la postazione a casa del sottoscritto. Abbiamo un porta che poi verrà utilizzato come porta oggetti per il Milan, scusate, metto qua, cassettone personalizzato, un puff porta oggetti praticamente. Dall'altra parte abbiamo questo regalo che secondo me è eccezionale, scusate, è eccezionale perché è un accappatoio che ovviamente volevo fare il video con l'accappatoio, però non è, come dire, in questo momento utile, e incredibilmente è potuto del Milan con le iniziali del ministro Veneto. Fantastico regalo dei ragazzi, penso uno dei più belli, ma qui sono tutti belli perché quando c'è il Milan davanti sono tutti regali utili e belli, e ci sarà poi il cuscino che abbellirà la postazione. Ovviamente se mi vede mia madre conciare così la camera del mare, che è solamente bianco, grigio, nero, potrebbe uccidermi mentre all'altro, ma oggi è andata così, nel senso che sono qui e quindi il video verrà fatto qui. Ultima cosa prima di cominciare a parlare un po' degli aggiornamenti in generale, vi ho detto ieri sera che doveva esserci l'inizio con le rassegne da questa settimana, ma da stupido che sono non mi sono portato via il libro delle rassegne, il mio grande librone che non finisce mai, è rimasto a casa, e quindi chiaramente quello che che vi dirò sarà oggi ovviamente l'aggiornamento, e poi chiaramente non appena rientrerò a casa la settimana prossima provvederò a farvi avere tutte le rassegne storiche. Comunque, bando alla serietà, passiamo alle notizie dal mondo Milan e non solo. Vi dicevo, piccola introduzione, semifinale Under 20 oggi, Italia che ha superato il Mali, che aveva eliminato l'Argentina agli ottavi, non una squadra qualunque, una delle squadre che erano candidate alla vittoria o comunque ad andare avanti nel Mondiale Under 20, che si è rivelato un mondiale veramente pieno di sorprese, andato fuori la Francia, andato fuori il Portogallo, andato fuori l'Argentina, ma anche di grandi talenti. Mi viene in mente l'altro giorno che ho visto gli highlights di Ecuador Stati Uniti, un talento in attacco che si chiama Sato, se non mi ricordo male, è molto forte, è un attaccante degli Stati Uniti, e che appunto non è riuscito all'America, che io la vedevo come una favorita a battere l'Ecuador, che si andrà a giocare una semifinale abbastanza inedita con la Corea del Sud, che è riuscita a battere il Senegal,
ai calci di rigore, forse penso una delle sorprese del torneo. E dall'altra parte invece, come dicevo, l'Italia, che anche lei è piena di talenti, uno su tutti penso che sia lo stesso Andrea Pinamonti, che scuola Inter, che ha fatto un bellissimo campionato quest'anno col Frosinone, anche se il Frosinone è retrocesso in Serie B, e poi gli Scamacca, i Frattesi, gli Esposito, e poi anche i nostri Bellanova e lo stesso Plizzari, che in porta ha fatto grandissime cose. Incredibilmente i rigori contro l'Italia fino adesso, toccando ferro, o gli hanno parati i portieri, anche il portiere secondo della nazionale del 20, oppure sono andati fuori. Quindi l'Italia gioca una semifinale con l'Ucraina. L'Ucraina è veramente una squadra, anch'essa rivelazione della competizione, squadra che ha sempre vinto di misura, ma molto molto equilibrata, quindi ci sarà una partita molto 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 difficile. Orario, se non erro, 17:30. Questo per quanto riguarda l'Under 20. Fra poco inizierà l'Under 21, l'Europeo, in Italia, domenica, e nell'intermezzo c'è anche, è iniziato, e devo dire, fantastico, perché è bello vedere giocare le donne a calcio, il mondiale, il FIFA World Women Cup, il mondiale femminile, che è in programma dal 7 di giugno, e ha visto appunto la nazionale italiana, e lì mi sono venuti i brividi, perché sembrava proprio quella famosa partita con l'Australia che noi giocammo in mondiale del 2006, con l'Italia agli ottavi di finale, con il gol che evitò i supplementari di Totti al 90 e passa più recupero. La stessa cosa è successa, chiaramente tutti l'hanno paragonata a quella Italia-Australia, ma io lo paragonerei a quelli proprio quell'Italia-Australia, non riuscivamo a sbloccarci. In questo caso addirittura l'Australia è andata in vantaggio, secondo me al primo tempo l'Italia non ha giocato benissimo, è stato anche annullato un gol, giustamente per fuorigioco, stiamo parlando del femminile. Poi nel secondo tempo purtroppo l'ho visto a sprazzi e non ho visto in diretta i gol dell'Italia, proprio che mi sono rivisto gli highlights, veramente è stata una vittoria da brividi vedere la nazionale italiana vincere la prima partita del girone che adesso li vede dover affrontare la Giamaica, che però penso sia la squadra cuscinetto del girone, salvo sorprese, perché ha perso 3-0 col Brasile, e poi si presume debba giocarsi il posto del girone con il Brasile, che ha vinto appunto 3-0 con la Giamaica. Un mondiale veramente eccezionale, ma l'Italia alla fine ha delle trame di gioco molto interessanti, cerca tanto la profondità con dei lanci, diciamo, sulla linea, si muove molto bene la centravanti della Juve, Buonasera, ma anche hanno giocato bene le milaniste. Quindi un gioco ragionato, tanto pressing, concentrazione. Poi vabbè, l'Australia è comunque una squadra non scarsa. Quindi appunto si lotterà, penso, con anche l'Australia per il passaggio del turno. E poi ho visto la Germania, ho visto la Francia, non l'ho vista, ma entusiasmato. C'è una fortissima calciatrice, difensore della Francia, che ha spizzato due volte nella partita d'esordio con la Corea del Sud, e oggi giocano gli Stati Uniti, che oggi si conclude, diciamo, la prima giornata di partite, che sono anche i detentori, le statunitensi, del trofeo del mondiale della edizione passata. Quindi veramente veramente una bellissima rassegna, e ti mette veramente grandi emozioni. Poi è simpatico vedere le donne giocare, e ci sono anche calciatrici molto forti e gente che sa giocare a pallone. Mi è entusiasmato tanto la Germania, sono veramente sincero. E dunque, passo di rassegna tutto, e ricordo che c'è anche la nazionale di, ormai siamo in periodo italiano, tout court, c'è la nazionale poi maggiore, che stasera, dopo la bella prestazione che non ho visto con la Grecia 3-0 la settimana scorsa, va a giocarsi
allo Juventus Stadium, un'altra partita fondamentale per il discorso Euro 2020 contro la Bosnia. E vediamo se stasera riuscirò a dare un'occhiata anche a quello. Torniamo al Milan. Le novità sono le seguenti. Ci eravamo rimasti con ormai l'essere vicino di Giampaolo a vestire, diciamo, a mettersi la veste da allenatore del Milan. Continuano le voci. Chiaramente ad oggi non c'è ancora l'ufficialità che Giampaolo si sia liberato dalla Sampdoria, quindi bisogna aspettare, però comunque arrivano conferme che sia lui il prossimo allenatore del Milan. Poi chiaramente bisogna anche sistemare i ruoli, oltre che i conti, ovviamente lì c'è stata la scorsa settimana, allora sempre un vecchio, la settimana scorsa c'è stata la notizia che l'UEFA ha sospeso il giudizio sul Milan, sulla doppia sanzione che vi dicevo l'altra volta, e quindi insomma bisognerà vedere quando si pronunzierà, e sperando insomma in bene anche per quanto riguarda le competizioni. Infatti dovremmo andare a giocare l'Europa League, ma bisogna vedere se il Milan, come vi spiegavo, la va a dare come garanzia per i conti, per tornare insomma con i conti pian pianino a quell'obiettivo 2021, a quell'obiettivo 2021 sul pareggio di bilancio o quasi, oppure ci siano altri limiti. Ormai da anni corriamo con queste paure. E vi dicevo, sempre guardando le nostre applicazioni sportive, la notizia di sistemare un po' la dirigenza con Massara, di essere ormai svincolato dalla Roma, che può essere definito in pole per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Quindi a delineare insomma tutta la struttura, che le notizie appunto della settimana scorsa porta anche il nome di Boban. All'interno della società, quindi avere, diciamo così, il quadro completo, quindi un'altra gloria che ritornerebbe al Milan, ma lì è difficile che Boban si svincoli dalla FIFA. Poi ci sono delle dichiarazioni di Infantino che ha detto è dura che Boban si svincoli, ma io non sono d'accordo ancora con queste continue rivoluzioni. Purtroppo due posti si sono liberati, due posti devono essere rimpiazzati, cioè l'allenatore e chi fa il mercato, praticamente, sostanzialmente. E detto questo, per quanto riguarda il mercato, chiaramente si è parlato che, e poi vedremo altri intrecci e altre due cose in generale, e chiaramente c'è la possibilità che il fatto che Giampaolo approdi al Milan porti con sé anche dei giocatori della Sampdoria, quali si dicono ancora, ma non c'è, sono solo voci chiaramente, siano Praet, trequartista della Sampdoria, e Andersen, difensore. Poi però è venuta fuori la notizia di oggi che dice che il Milan si è inserito, parlano di derby d'estate per il centrocampista del Cagliari, Barella, che però insomma già da tempo con un tra virgolette accordo di massimo con l'Inter, quindi dubito che il Milan si possa inserire. Qui si parla addirittura di giocarsi la carta cutrone. Io continuo a non essere d'accordo. Altro argomento che io veramente mi sta a cuore, il fatto di dover cedere giocatori come Cutrone, come Locatelli, che è andato a Sassuolo, giocatori che servivano al Milan quest'anno in panchina, e più che un José Mauri, che comunque vabbè, per quel poco che ha giocato ha dato qualcosa, e purtroppo per Ricky Montolivo, che si è espresso, ha ringraziato tutti
per quest'anno che non ha potuto mai giocare e ha ringraziato la società. Insomma, avere dei uomini anche in panchina per allungare la panchina e dar via così i giocatori che hanno voglia proprio di giocare, vedi Cutrone, ma comunque un giocatore importante come Locatelli, li diamo via così per prenderci giocatori, niente da dire, su Barella è altrettanto un campione, giovane, eccetera, però non sono tanto d'accordo. Poi altre notizie, sinceramente non ne ho. Qua addirittura si fa il nome di Torreira per il Milan, per la mediana, che gioca nell'Arsenal, e beh, mi pare abbastanza, insomma. Quindi conferma lì, e poi la novità che vi dicevo di Massara e di Boban per quanto riguarda la società. Poi altra notizia ufficiale, questa, che la Roma ha deciso per l'allenatore, che è Fonseca. Mihajlovic ha detto di essere stato vicino a Roma, ma ha rinnovato con il Bologna, ha rinnovato anche Inzaghi, la Lazio, la Juve ovviamente non sappiamo ancora quale sia l'allenatore, ma si sa ormai, si va verso il puntare su Sarri. E basta, diciamo, no? Finché non vedo ufficialità sono un po' col punto di domanda, perché finché non iniziano le ufficialità, secondo me finché non viene un sistema, la parte societaria, la parte allenatore, non si può pianificare nulla a mercato, si dicono solo notizie giornalistiche o comunque così disperse nelle applicazioni. Volevo vedere se c'erano qualche altra. Ah, poi vabbè, il fatto che sempre legato al Milan, grandissima prova di Piontek ieri sera con la Polonia, ha anche segnato un gran gol che abbiamo visto sugli highlights. Quindi bene Piontek. E vediamo qua. Infatti vi dicevo i miei pro e contro su il buon Giampaolo. Per chiudere vi leggo questo articoletto che vediamo la fonte, bollettino Milan qua mi dà, che si dice appunto Milan anche per i dirigenti passa la linea giovane inesperta, dopo Giampaolo e Boban ecco Massara, eccolo qua, altro bellissimo articolo, quindi attenzione però giovane inesperta, sì vabbè, sì, giovane inesperta sì, anche perché Giampaolo sì ha fatto tante stagioni da allenatore già, però in una big mai. E poi anche Boban e Massara, insomma, non è che abbiano una carriera dietro alle spalle fitta. Quindi diciamo è giusto interpretarla in questo modo. E qui poi si fa tutta la trafila. Esperienze per Marco Giampaolo, sì, perché non ha fatto, ripeto, non ha allenato squadre di alta classifica, ma lo stesso vale per Frederic Massara, dirigente scelto per il ruolo di direttore sportivo. Maldini e Gazzi cercavano di essere che sapesse individuare giocatori di qualità laddove nessuno era stato capace di guardare, per comprare poco e nel caso vendere molto di più, come al solito le famose plusvalenze, ma soprattutto capaci di costruire una rosa capace di migliorarsi anno dopo anno. Per Massara, cresciuto alla corte di una vecchia volpe come Walter Sabatini, a partire da Palermo per approdare a Roma e successivamente all'Inter, sarà la prima volta protagonista di essere senza più nessun nume tutelare. Subito la visita assieme a Sabatini a Palermo, scoperto Abel Hernandez, lo ricordiamo, grandissimo attaccante del Josep Ilić del Palermo, Josep Ilić, il vero postore della Roma, sotto la sua gestione sono stati acquistati Piani, Celamela, Marquinhos, Benatia, Strootman, Nainggolan e Manolas. Si tratta di un qualche flop, ma è inevitabile quando si cercano calciatori ancora sconosciuti. Ecco forse il lato del... Non sapevo, sinceramente, adesso mi sono informato su quali giocatori ha portato
Massara, e poi vabbè, ci sono stati anche dei flop, però dei nomi sinceramente giovani inesperto, più che altro inesperto non mi sembra, visto la caratura dei giocatori, anche se Stratom è andato via, Nainggolan non ha fatto bene all'Inter, insomma, vabbè, ci sono tanti aspetti. Detto questo, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale del Ministro Veneto, ci rivediamo martedì prossimo, però attenzione, martedì prossimo è una giornata un po' particolare, il video sarà fatto molto tardi perché ho l'esame la prossima settimana, quindi però chiaramente ci sarò comunque, magari con tutta questa location rinnovata a casa, e per ulteriori aggiornamenti speriamo qualche ufficialità che possa appunto cominciare effettivamente la stagione 19-20 del Milan, anche perché tra meno di un mese è già tempo di ritiro della squadra a Milanello, e poi chiaramente vi aggiornerò sempre sulla parentesi internazionale, perché è un mese in cui l'Italia potrebbe fare bellissimi risultati. L'Under 20 lo sta già facendo, farà sicuramente un terzo o quarto posto se non passa in finale. La femminile speriamo che passi il girone, e la nazionale maggiore che vada avanti per la votazione europea, e l'Under 21 inizi bene il campionato europeo del 1 in Italia, e il Milan che vada avanti con le sue trattative. E quindi, detto questo, vi saluto e ci vediamo a martedì prossimo. Ciao a tutti dal Ministro Veneto. Cambiare, stessa spiaggia, stesso.